Da uno studio di Unioncamere, solo il 25% di imprese investono in competitività e questa percentuale così bassa è dovuta a tre fattori. Il primo, elevata pressione fiscale, il secondo, una domanda del mercato negativa e il terzo, un accesso al credito problematico per le imprese. Noi oggi, come forza di opposizione, presto come forza di governo, diamo una risposta concreta a questo ultimo punto. Ad oggi i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno restituito dai loro stipendi circa 16 milioni e 700 mila euro. Questi soldi noi fin dall'inizio abbiamo deciso, come avevamo promesso che avremmo fatto, di darli come microcredito alla piccola e media impresa. Finalmente da oggi si parte anche in Toscana e siamo orgogliosi di essere qui a dire che anche in Toscana i parlamentari del Movimento 5 Stelle, con quello che restituiscono dai loro stipendi, possono aiutare le piccole e medie imprese. Finalmente oggi siamo riusciti a sbloccare questo inghippo perché il decreto legislativo 112 del 92 obbliga la Toscana a passare attraverso i Confidi per accedere al Fondo Nazionale di Garanzia. Oggi siamo riusciti ad ottenere questa piccola vittoria e cercheremo di riuscire a vincere la possibilità che tutti i cittadini abbiano le due scelte. Il microcredito non è soltanto un'azione di restituzione dei nostri stipendi, è un'idea di governo. Certo, con 1.100 imprese che sono partite in un anno e 8.000 che partiranno da qui alla fine del progetto, non cambieremo l'Italia. Però vi stiamo testimoniando l'idea di governo che vogliamo portare avanti. Uno Stato che al di là delle banche permette alle imprese di accedere al credito anche con soldi propri, anche con una banca pubblica che faccia investimenti e che dia alle imprese l'opportunità di convertirsi. Noi questo vogliamo spiegare con gesti concreti come questi e soprattutto sono gesti che danno credibilità al Movimento 5 Stelle, perché è un movimento che fa quello che dice.